Oh, eccoci qua. Eccoci bentornati su Radio Web in Volo. E questa è la puntata conclusiva per questo 2023 del nostro format corto ma intenso. Diciamo, stiamo un po' nella settimana crepuscolare delle trasmissioni appunto di Radio Web in Volo. C'è qui con noi Valentina Galdi, è tornato a trovarci anche Vincenzo Della Corte che già abbiamo ospitato all'interno del format Vita da Attore. Ecco, bentornati entrambi. Eccoci, Ciao, ciao, bentrovati. Ciao Paolo. e vedete qui sotto di me la thumbnail appunto del video di Ricordi Perduti, ovvero anzi il Vertical Movie. Ho detto video perché comunque sono abituato a definire così chiaramente i contenuti di YouTube. Infatti il link per recuperare questo Vertical Movie è qui in descrizione. E Ricordi Perduti, che è appunto dedicato al tema appunto della malattia di Alzheimer, e come ho detto è un Vertical Movie, quindi è in 9 sedicesimi dal Sì. punto di vista del formato. E ho visto questa cosa su Instagram e ho pensato che fosse interessante non tanto diciamo per la scelta appunto di fare questo tipo di progetto in questo formato, quanto per il fatto di fare proprio una produzione intesa, diciamo, come cinematografica, per quanto appunto il minutaggio sia comunque, stiamo parlando di meno di 3 minuti se non sbaglio, ma Sì, 2,55. comunque con una logica diciamo così cinematografica, comunque nell'intento, comunque con l'idea di fare un casting vero e proprio, comunque una produzione comunque con l'intento di essere, di rispondere diciamo a una logica tipicamente cinematografica, anzi tra l'altro visto che ha partecipato anche a un festival proprio per questo tipo di contenuti, quindi mi era sembrato interessante approfondire questo sottobosco diciamo dei contenuti che è da una parte figlio del web, ma dall'altro figlio del modo con cui si fa cinema normalmente, quindi volevo approfondire questa Ma cosa, ecco. in realtà è fatto da persone che come me fanno cinema, c'è cioè chi da più tempo, chi da meno, ma è stato ideato principalmente per quel festival, quindi per il Vertical Movie. Ok. Cioè, è creato per il Vertical Movie, in realtà dalla scrittura l'idea in realtà è classica, quindi infatti spero di poterlo girare anche in maniera classica e rispettando quella che era in realtà la mia scrittura, che è più lunga dei 3 minuti. Non è un lungo, è comunque un cortometraggio, ma riusciremo ad arrivare intorno agli 8-9 minuti e quindi non ci sarà una voce fuori campo, quindi due voci fuori campo, ma ci saranno tutti gli attori che avranno tutte le battute, quindi racconterà forse anche un po' meglio la storia in sé e anche come questa persona prende dec quelle decisioni, no? Quelle di allontanarsi dalla famiglia. Però è stato creato per i Vertical Movie perché mi piaceva partecipare a quel festival che è stato il primo festival in verticale forse al mondo. Scopiazzato poi anche oltreoceano, però se non erro quello di Salvatore Marino è proprio il primo al mondo. Fatto diventare un micro corto per una questione di tempi tecnici, nel senso che la scadenza era veramente tipo il giorno dopo o 2 giorni dopo, e quindi ho fatto tutto cotto e mangiato. Ho fatto il Vertical Movie in 48 ore praticamente. Ha unito due festival, due Bravissimo, festival insieme. bravissimo. Sì, con costi differenti, però sì. Ok, e non so se vuoi sapere qualche curiosità anche tu, Valentina, a proposito. Sì, allora, in parte ha già risposto, perché infatti volevo chiederti come mai fosse così risicato, però mi hai detto che era una questione di tempistica, sia Sì, la magari. sceneggiatura è più lunga. Sì, anche perché diciamo che per esperienza purtroppo personale, per quanto riguarda quando ho sentito Alzheimer, poi ho visto un riferimento ad un incidente, mi sarebbe piaciuto un attimo approfondire un po' di più perché magari, capito, io non collego per esperienza personale l'Alzheimer ad un incidente. Quindi volevo un Infatti è po'. raccontato male, la versione così breve fa raccontare male in realtà.
Siamo online, molte cose non le posso dire. Sì, vabbè, però Però, capito. diciamo che la scoperta di questo male è dovuta, tra virgolette, grazie a questo incidente. Ho capito. Ok, adesso. Contestuale. Sì. Quindi si scopre che questa persona ha questa malattia, ma la si scopre grazie all'incidente, perché inizialmente praticamente Gigio Converso, quello che interpreta il personaggio, il protagonista, ha questo incidente e inizia ad avere delle dimenticanze. Tutti associano questa cosa all'incidente, poi con più cure, con più esami, si scopre che invece la causa è altra, è un'altra, quindi è quella dell'Alzheimer. Ok, no, allora era la seconda curiosità, anche se hai risposto Scusami, gioco benissimo. d'anticipo. No, 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 ma fai benissimo, cioè nel senso purtroppo anche io tratto argomenti molto delicati, quindi certe volte ci si mette anche proprio di fronte a chi ha vissuto quell'esperienza, quindi giustamente dice non capisco che cosa, in questo caso è toccato a me, però hai dato una risposta esaustiva, giustamente. Hai dovuto rimpicciolire un qualcosa che è molto più ampio, che racconterà sicuramente meglio Eh sì. tutta la storia. Poi un'altra curiosità, proprio mia personale, le differenze, cioè come fa un regista che è abituato ad avere tante cose nell'inquadratura orizzontale, montare e scegliere esattamente cosa mettere nel verticale? Guarda, questo progetto lo hanno sposato diverse persone, fortunatamente. Tra l'altro il direttore della fotografia, che è Mirko Alipernini, che forse in Italia è stato il primo a girare film col telefonino, quindi lui è abituato a girare in entrambi i modi, ma c'era sul set con noi a darci una mano anche Gianluca Della Monica. Gianluca, quando ha letto la mia sceneggiatura, mi ha detto: Vince, ma questa non è pensata per il verticale, infatti non lo era. È stato sacrificato, è stato anche un po' doloroso per certi versi, perché per concentrare l'attore, quindi il personaggio, eri costretto a perderti altro. Però poi andando al vertical movie e vedendo anche altri lavori, ho notato che certe difficoltà le hanno avute anche gli altri. Ora, chi le ha gestite meglio, chi bene, chi meno bene, ma comunque la scelta purtroppo lì la fai sull'attore. Se hai degli attori che hanno delle parti recitate, per esempio, invece, chi ha vinto il Vertical Movie è stato un cortometraggio fatto solo di immagini, quindi opere che prendevano vita. Quindi spesso si fanno delle scelte in base al formato, anche cioè l'argomento viene fatto, viene scelto in base al formato in cui uno sceglie di girare. Scusatemi il gioco di parole. Il mio è stato in realtà un sacrificio dopo l'altro, nel senso un darsi pizzicotti sulla pancia e dare priorità. La mia priorità è stata inquadrare gli attori ad ogni scena e quindi toglierti la scenografia quasi del tutto. Come mai questa sfida personale che ti sei posto per via del festival, oppure perché volevi provare a fare qualcosa? No, no, io l'ho fatto proprio principalmente per questo festival. Ah, Io sono un ex artista marziale, quindi vivo di sfide continue. Solo che ho smesso di combattere contro gli altri, ho cominciato a farlo con me stesso. Bello, molto Quindi, bella questa frase, mi piace. Te la grazie. copierò, molto bella. Va bene. No, perché E quindi. infatti anch'io avevo questa voglia di farlo, però sono sempre bloccata da cosa poi dover scegliere, perché ti ripeto, sembra che l'inquadratura verticale, alla quale noi siamo abituati adesso con i vari smartphone, con i reel, però non lo so, proprio un film, ovviamente qua parliamo di un micro short, perché secondo me arrivare ad un minutaggio alto, non so se risulterebbe No, fastidioso secondo poi. me è fastidioso e pesante, soprattutto per chi ama il nostro mestiere, chi Ma è abituato ad avere ecco, una scenografia dietro e non soltanto
Perché tu, abituato a Reel, c'hai quello in macchina oppure davanti a una scrivania. Lì la storia dice molto altro. E il fatto, sai qual è? Sembra quasi che stia facendo una pubblicità al Vertical Movie, ma non è così. Il motivo per cui Salvatore ha deciso di creare questo festival è perché ebbe un compito dalla Rai. Lui doveva praticamente trovare dei video sul web e fornirli a questo format al quale lui faceva parte. Soltanto che la maggior parte dei video che trovava erano in verticale, proprio perché c'erano questi reel, no? E lui poi ha creato questo festival. Secondo me, dare uno sguardo a quel festival, cioè al sito, e vedere anche gli altri lavori potrebbe aiutarti a capire bene anche le scelte degli altri, perché se hai visto solo il mio, ecco, io ti ripeto, mi sono concentrato su noi, quindi sugli attori, però gli altri hanno fatto pure delle scelte molto carine, infatti hanno vinto dei corti molto interessanti quest'anno. Io ho preso due nomination e già sono contento così. La mia sfida l'ho vinta già essendo stato selezionato al festival, perché erano forse 2000 lavori, se non erro, da 122 paesi diversi. Io sono stato selezionato e ho preso la nomination come miglior soggetto e sono no felice di più, anche perché chi ha vinto poi quella sezione è un corto napoletano dedicato alla vittoria del terzo scudetto del Napoli, quindi è come se avessi vinto anch'io. E l'altro era per la direzione della fotografia, quindi era di Mirko Livernini. Non abbiamo vinto, ma anche lì siamo stati solo nominati. Ma ecco, arrivare tra i primi tre in due sezioni mi ha fatto non piacere di più. Eh certo, tenendo conto che è stato fatto tutto per arrivare Sì, comunque a sì, sì. questo festival, è una sfida, come hai detto tu, assolutamente vinta. Poi una domanda che invece non c'entra niente con questo corto, ma in generale su di te, perché mi sono un po' documentata, no? Essendo Grazie. entrambi di Bolzano, come dicevi prima, no? Ho visto che fai sia l'attore che il regista, no? Co Allora, cos'è che preferisci di più? Questa qui è una domanda che l'attore, ti faranno tutti. l'attore. Allora, il mio obiettivo ancora oggi è affermarmi come attore. È la cosa che amo di più, stare davanti alla cinepresa, anche solo davanti a un telefono come in questo momento, è la cosa che mi dà delle emozioni che forse le supera solo il teatro. Ho fatto regia per la scommessa di un produttore, in realtà. Perché io gli presentai un soggetto, questa persona mi ha detto: io ti faccio affiancare da una persona per la scrittura della sceneggiatura, però me lo devi dirigere tu, altrimenti non te lo produco. Ecco perché sono diventato regista, però non mi sento tale nonostante abbia fatto diversi corsi e preso diversi attestati, non mi sento ancora all'altezza di definirmi regista. E poi, ripeto, il mio sogno per adesso è affermarmi prima di tutto come attore. Poi, se domani dovesse avvenire il salto di qualità anche nella regia, ben venga, ma non è la mia priorità. Ok, ma Paolo, non lo so se tu avevi qualche cosa, dato che questo Vertical Movie ti incuriosiva tantissimo. Sì, in un certo senso è anche un po' un thriller in qualche modo, comunque, visto l'intenzione che ci hai, di cui ci ha parlato prima, insomma, di andare a fare comunque un cortometraggio effettivo, insomma, dicevi. Sì. Sai, soprattutto fin quando non si trovano i due cugini a tavola con quello che è il mio padre, fatta in versione un po' più lunga è un thriller, praticamente. E quindi io questo qui in realtà lo considero il trailer di quello che è il mio obiettivo. Quindi, infatti, quando al Vertical, poi quando fai l'iscrizione, ti chiedono anche il trailer. Ho detto, mo che gli faccio? Ho dovuto creare 30 secondi di 3 minuti. Quindi, ripeto, è stata veramente una sfida grandiosa. Ritengo di averla vinta per quello che ho raggiunto per adesso, però. Poi spero di farvelo vedere in versione
tradizionale, sia per minutaggio che per scelta di inquadratura. E io sarò curiosissima di vederlo, sia per capire tutta la storia e sia per vedere anche quello che c'è intorno agli attori, tenendo conto comunque che Ti faccio fare la l'inquadratura. regia allora. Ah, guarda, a C'è disposizione, per me non ci sono problemi. stato un Inception comunque, nel discorso dei trailer comunque, se vogliamo. Non ho capito, perdonami. C'è stato un Inception per il discorso del trailer, insomma, se vogliamo. Sì. Ma vabbè. Scusatemi se guardo altrove, ma c'ho la mia cagnolina in giro che ho sempre paura che mi faccia cadere tutto. Ah, ok, nessun problema. Eccola, Ma appunto. eccoli. Ma hai in programma eventualmente di riprovare appunto con questo formato, con questa tipologia di video in qualche modo? Se dovessi farlo, partirei dalla scrittura, nel senso che proverei a scrivere qualcosa idoneo per quel tipo di formato. Ripeto, questo qui non è nato, cioè l'idea era nata per quel cortometraggio, ma io non so scrivere in verticale, perché ecco, Gianluca mi disse: Vince, ma non hai scritto in verticale? Io ho detto: Gianluca, io non so come si scriva in verticale. Ma ci voglio provare perché è veramente un festival organizzato benissimo, nonostante ce ne siano degli altri. Questo non so perché, se il fatto che stia a Roma, la location era molto suggestiva, fatto a Villa Borghese, quindi molto probabilmente ci proverò ancora, ma devo riuscire a lavorare bene già dalla scrittura. Cioè, Creare un cortometraggio crearlo, sì, direttamente. crearlo già dall'idea in verticale. Cosa che non mi è venuta, ma perché non sono abituato a farlo, anche perché faccio l'attore da quasi 19 anni, quasi 20 anzi, scrivo e dirigo da 4, quindi non ero pronto assolutamente ad una sfida così grande, che ripeto, sono super felice di come è andata. Però forse ho fatto il passo più grande della gamba. Ma in questo settore bisogna farlo, Vincenzo, me lo insegni tu, bisogna farlo perché è No, arrivato a io un non certo avrei mai detto punto. nemmeno di farlo questo lavoro, sono Vedi? sempre stato iper introverso, quindi figurati. Guarda, non dirlo a me, è uguale, uguale, non so adesso effettivamente come da un paio d'anni faccia interviste, vada su palco, è una cosa incredibile, La però dico la. magia del nostro lavoro. Ma dico, la vita è imprevedibile, No, veramente. considera che io odio la mia voce, ho fatto addirittura radio, quindi. Paolo, tu odi la tua voce che fai radio oppure no? Ma dipende, dipende. Dipende da quando sparo. No, però in realtà mi piaceva molto quello che dicevi adesso, cioè di partire sempre dalla scrittura, no? Perché in realtà la dinamica, diciamo, consueta del fare video in verticale è spesso basata sulla casualità, no? Noi diciamo. Non so se posso permettermi di dire noi giovani, però non penso di potermi arrogare questa cosa. Però ecco, diciamo che Voi giovani. questa generazione, diciamo, dice molto randomico, no? Quello che sta alla base, diciamo, di un video verticale. E invece mi piace molto che tu abbia questo presupposto, no? Era proprio quello che mi incuriosiva di questa operazione, cioè quello di Ma partire. sì, ma se tu alla casualità a cui ti riferisci è praticamente quello che fa nascere il verticale, ecco, la casualità è quello, un evento che accade in strada, e quindi la persona col telefono in mano pronto a prenderlo e gira in verticale perché gli viene più facile farlo. Oppure, ritornando al discorso dei reel, metti un cavalletto oppure appoggi il telefono da una parte, ti inquadri, inquadratura fissa, e quindi già lì c'è un mezzo studio. Quando invece devi creare un film che sia micro, che sia corto, non c'è un'inquadratura fissa. Cioè, poi soprattutto io che quelle poche volte che faccio regia, mi piace far respirare la macchina, quindi il cavalletto cerco di utilizzarlo quasi zero. In verticale è un attimo più difficile, dipende, ecco, dove ti concentri.
Io questo qui ho deciso di girarlo col telefonino per una questione di praticità, di una questione economica, ma prima di girare mi è capitato di parlarne con Gil Rocca. Gil mi fa: vince, prendi questa cinepresa, se tu usi questa cinepresa, anche se giri nella versione tradizionale, ha una qualità così alta che E anche poi se tanto. tagli l'immagine non perde nulla. Però sarebbe stato un lavoro molto più lungo. Abbiamo scelto il telefonino. Sì, perché poi ti troveresti, te lo dico perché mi è capitato farlo e poi ho deciso di girare la camera direttamente, perché poi ti ritrovi a dover spostare l'inquadratura ogni volta. A dover scivolare con il montaggio, ovviamente, dove Eh poi sì, ti eh sì, serve, eh e sì. non hai quella concezione, quell'idea del verticale, perché poi tu lo vedi in orizzontale e dici: ah, che bello, c'è quello dietro, adesso lo prendo e magari poi te lo vai a Sì, tagliare. dovresti È giocare con i una nastri sul sì, è monitor. una sofferenza, secondo me, inaudita. Almeno telefonino oppure la camera in Già sai. verticale, già sai che quello prendi. Infatti, Assolutamente sì. mi piaceva molto l'inquadratura del padre quando si accende il sigaro, veramente molto molto bella. Cioè Messo anche lui quell'effetto rallenti. sì, è molto molto evocativa, se posso dire, insomma, la mia modesta opinione. Sì, grazie. Comunque sono curiosa di vedere poi la versione Ah, orizzontale vieni a con. Roma e lo giriamo insieme, allora, dai. Va bene, tutti testimoni, L'ho tutti. detto, l'ho detto. No, anche perché, no, soprattutto quando, allora, io parto da questa cosa. Purtroppo con il viso che mi ritrovo, l'ho già detto forse nella precedente intervista, mi ritrovo sempre ad interpretare ruoli da malvagio, da cattivo. E quindi ho iniziato a scrivere proprio perché così da solo posso scrivermi ruoli più tranquilli o addirittura comici. E poi aggiungere pure la regia. Io voglio concentrarmi sulla recitazione, quindi essere diretto, di essere diretto ne sarei non felice di più. Benissimo, per me, guarda, io accolgo l'invito senza alcun, cioè non ci devo neanche Ok, pensare, ok. quindi va benissimo E per me. allora ti invierò lo script. A posto, è andata. Paolo è sempre È testimone testimone. di grandi Paolo e i nostri assolutamente ascoltatori, no? Di Radio Web in Volo. sì, di Radio Web in Volo. Ecco, quindi c'è qualcosa per un'eventuale prossima puntata di Corto Maltese nel 2024. Bene, bene, quindi Ok. ci ritroviamo tra un anno sempre qui. No. Vai. Bene, bene, bene. Io quando ho letto invece il titolo del programma, ho detto: questo secondo me gliel'ha suggerito mia moglie. Perché? È una battuta squallida, il corto ma intenso, ma. Ah, ok, l'abbiamo capita, l'abbiamo capita. Vabbè, è venuto un po' così, insomma, detto. Sì. No, vabbè, io vedi, io sono un pagliaccio, a me piace far ridere. Purtroppo, come mi è capitato di dirlo anche l'altro ieri alla prima di un lavoro a cui ho preso parte, è una cosa che in realtà ripeto spesso: non sono così e che mi disegnano così. Quindi, Ecco. quando ho la possibilità di far vedere anche la mia parte gioiosa, ne sono felice. Non faccio il verso di Roger Rabbit, ma vabbè. Ecco. Che in realtà era Jessica Rabbit, ma dettaglio. Eh sì. Bene, 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 bellissimo. Dai, io, bene, più o meno quelle che erano le mie curiosità le ho già un po' spiesitate. Quindi ricordo appunto che per ricordi perduti per questo Vertical Movie il link è qui in descrizione, è qui su Facebook, poi caricherò questo pomeriggio la puntata anche su YouTube. Okay. Tra l'altro alle 15 oggi ci sarà l'ultima puntata del 2023 di Un Squiz a Tradizione con Checco Guidi oggi. E bene, questo è quanto per questa puntata appunto di Corto Ma Intenso. Ringrazio Vincenzo Della Corte e Valentina Galdi per essere state qui con noi. Grazie a voi. Grazie a te, Paolo. Sempre questo format che l'abbiamo fatto nascere insieme, quindi è sempre un piacere quando posso partecipare. Perfetto.
E questo quanto, grazie anche a voi che ci avete seguito, buon proseguimento sui radio web in volo e mi raccomando, se questa puntata vi è piaciuta, condividetela, lasciate un mi piace e noi ci vediamo alla prossima puntata, mi raccomando, alle 15 con un squezza tradizione. Arrivederci.